Sulla destra sì, è lì, è più forte. Cioè, guarda che roba. Che roba meraviglioso. Sì. Mamma mia, una meraviglia della meraviglia delle meraviglie, sì. Proprio wow. Ma che roba. E il vecchio Van Life mi aveva regalato anche questa emozione. Sorriso la clacson con wow. L'arcobaleno sul lato, guarda. Bello, 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 bello. Se in videocamera si vede, ma è doppio l'arcobaleno, ma che uno sopra l'altro. Wow, questa è la prima volta che la vedo. No vabbè, cioè wow, meraviglioso. Guarda, guarda, è lì sopra. Sì, sì, wow. Ma pensa, allora, aspetta te. Un attimo, passa. Il nostro viaggio prosegue in direzione Lecce, Lecce, provincia di Lecce. Ci sono le sospensioni di Sharky che fa rumore. Vabbè, mi sono fermato qua un attimo perché voglio farvi vedere una cosa che mi fa un po' tristezza. Ne avevo sentito parlare di questa cosa e adesso guardate voi. Alberi di olivi tutti secchi, tutti morti, poveri, sono stati tagliati e fa tristezza vedere questa cosa qua. Che peccato. Uno per le olive e due per l'olio che viene fuori. Vabbè, ci manca 20 km arrivare all'area sosta, che abbiamo trovato l'unica che ci può servire, e vediamo se dormire in quest'area sosta oppure scendere giù al mare. Faremo spola ogni due giorni nell'area sosta. Bene, a più tardi. Niente, allora avevamo trovato un'area sosta per camper in mezzo alla natura, come potete vedere. Il problema è che è video sorvegliata ma è chiusa, non c'è un'indicazione dove aprire la sbarra, c'è una colonnina di carico dell'acqua lì in mezzo al verde. Il problema è che adesso stavo andando, mi è uscito fuori un serpente lungo quasi 2 metri, tutto nero. Probabilmente è un carbonaro, non fa niente, però andarli a stuzzicare no. E in ogni caso non riuscivo a caricare col tubo dell'acqua. Peccato perché è anche segnalato. Però tutto chiuso. Peccato perché anche carina era. E siamo in mezzo al nulla, proprio veramente in mezzo al nulla. Per arrivare qua abbiamo fatto 1 chilometro di sterrato e guardate voi che siamo in mezzo al nulla. Eccoci qua, grazie a questa fontanella abbiamo riempito il serbatoio. Fortuna che le nere ce ne abbiamo, è vuoto il bagno e di grigie non ne avevamo, e quindi siamo a posto per 2 giorni. Poi si vedrà. Qua mi sta pisciando acqua. Devo capire. Ah sì. Qua purtroppo mi fa uno scherzo il van e devo un attimo fare così perché si crea una bolla d'acqua e mi butta giù tutta l'acqua. Purtroppo a questo difettuccio qua perché è troppo pieno. Adesso faccio un viaggio, lui si sistema, poi riapro il tappo, esce l'aria e non mi pescia più acqua. Va bene, adesso andiamo a cercare il posto per dormire. Un po' anche caldo umido. Bene,
amici, anche un'altra giornata fantastica è finita e siamo riusciti a trovare uno spot bellissimo, vista mare. Adesso vi faccio vedere com'è i sciarchi. E poi il caso dei viaggiatori ha voluto che ci siamo ritrovati con le nostre amiche, la mamma e la figlia, che eravamo insieme venerdì su a San Nicandro, e le abbiamo ritrovate per caso qua vicino Lecce. Che è fantastico il mondo dei viaggiatori, è così. Niente, io vi saluto tutti, ci vediamo al prossimo video e grazie per averlo visto qua. La Lucy è là che si beve un rosé in spiaggia. A presto, ciao! Oggi te me l'ha sbancato. Esagerato. Ho preso un paio di robine nuove, un po' particolari. La me sbanca ogni volta. E la vacanza si accorcia. Vabbè, fatto spesa. Abbiamo preso anche un bel pollo caldo. Adesso ce lo mangeremo e andremo al centro di Lecce a farci un giro e vedremo. A dopo. Bene, ci siamo spostati di un 20 km da Lecce e adesso vi faremo vedere qualcosa di spettacolare che ci è stato consigliato. Ovviamente qua tutto parcheggio a pagamento, i vigili esistono, danno le multe, ne abbiamo già visto un paio di macchine che c'era. Google Maps non è aggiornato perché dove avevo messo io il parcheggio non esiste più, è tutto recintato e roba, e ci toccherà pagare quello che bisogna pagare. Vabbè, a dopo. Video sbagliato, non è fatto. Bene, abbiamo lasciato le grotte della poesia e adesso ci buttiamo dalla parte ionica della Puglia. Però volevo farvi vedere una costruzione che ne vedo spesso qua nei campi, degli alberi di olivi, e sono delle costruzioni che non so cosa servivano. Però mi piaceva farvele vedere perché sono carine. Eccole qua. Credo che venivano usati come un granaio, magari c'è qualche amico pugliese che mi sa dire. Addirittura si può andare su perché vedo che ci sono gli scalini. Fantastiche. Vabbè, torniamo al van e ripartiamo. Devo stare attento perché qua ci sono pieno di serpenti. Non mi fido.
Bene, e anche questa volta abbiamo trovato un spot fronte mare. La Lu si prepara da bere, abbiamo 7. Guardate. E adesso vediamo la spiaggettina per poter fare il bagno, rinfrescarsi. Wow! Allora, Shark è qua dietro e la spiaggetta è laggiù. Guardate che colore che ha l'acqua. Spettacolare, veramente bella. Vabbè, dai, penso che resteremo qua un giorno e mezzo. Bene amici, abbiamo trovato posto, Sharky è laggiù da questa spiaggetta e adesso vi faccio vedere i Caraibi italiani. La Lucy è già in acqua, è uno spettacolo. Bene, ci troviamo fronte mare, ora di cena, una cena molto semplice, pomodorini, rucola e carne in scatola, e il panorama che abbiamo davanti è spettacolare. Adesso ve lo facciamo vedere e vi salutiamo rimandandovi al prossimo video. Tramontone stasera. Tramontone. Ciao a tutti, al prossimo video. Dopo una settimana di sterrati, spiagge, diamo una pulita a Sharky. Fantastico. Va bene, dai. Spot. La Lucy già si lamenta. È bellissimo, eh. Cos'è che ti lamenti? Cos'è? Guardate che spiaggia. Hai capito? Ma non possiamo tornare sempre nei soliti posti. Lo so, siamo spostati 10 km. Però. Qua dietro c'è anche lo spot per fare il kite. Di lì ce n'è uno, ma dietro l'angolo ce ne saranno una decina che volano. Fantastico. E alla Lucy non piace.